Nel momento in cui parliamo di innovazione, ci riferiamo a processi di innovazione sociale, ovvero la ricerca di soluzioni a problematiche che sono per adesso irrisolte, che non hanno trovato soluzione attraverso gli interventi delle istituzioni o degli attori privati, ma che possono trovare soluzioni attraverso il coinvolgimento e la creazione di legami e di particolari relazioni fra i diversi esponenti di una comunità, che siano questi diversi tipi di stakeholder, di attori privati, di attori pubblici, tutto quello che la comunità può mettere in campo all'interno di quello che può essere definito il capitale della comunità. Quindi non è tanto importante la soluzione in quanto tale, ma diventa fondamentale il processo che porta all'identificazione e all'adozione della soluzione. Non è semplicemente un processo partecipativo. Perché in tutto questo dobbiamo considerare come fondamentale anche l'ottenimento di un certo livello di sostenibilità. Allora le relazioni, i legami che si sono costruiti fanno parte di quelle che possono essere gli elementi che garantiscono la sostenibilità da un lato, ma anche da un punto di vista più economico e più finanziario. L'adozione di certi meccanismi, soprattutto legati a certi modelli di imprenditoriali, possono garantire ulteriormente la stabilità e la sostenibilità, delle soluzioni che vengono adottate. Stiamo quindi parlando di, la coniugazione fra quelle che sono le esperienze di cooperazione e quello che è, l'imprenditoria sociale. In questo senso noi riteniamo ci siano ampi spazi di innovazione sociale, che possa essere esplorati nei diversi contesti e con i diversi attori con cui lavoriamo. È importante anche tenere presente che da un lato è fondamentale riuscire a definire quelli che sono i criteri per la valutazione di questo impatto sociale. Dall'altra parte è importante non limitare questa misurazione dell'impatto a quelli che sono i soli criteri finanziari, o quelli che sono solamente i criteri legati al risultato della soluzione. Non bisogna in sostanza perdere la misurazione di quelli che sono tutti i benefici che derivano dalla creazione dei legami, dal processo che ha portato alla costruzione delle soluzioni e a tutte quelle che sono sostanzialmente le risorse mobilitate che girano attorno alla problematica che si è affrontata, che fanno parte del patrimonio della comunità, ma che non sono magari immediatamente evidenti a un sistema di misurazione che non è stato definito, fin dall'inizio, tenendo conto di queste necessità.